Mamma mia, carissimi amici, che giornate fredde! E beh, del resto manca pochissimo al Natale, quindi tutto è normale. Lasciatemi mettere i guantini perché sennò mi congelo le mani, ma tranquilli perché tra pochissimo andremo al caldo, andremo vicino a un forno che sta sfornando proprio in questi minuti panettoni, pandori, insomma una puntata delle eccellenze dei territori dedicata al Natale, anche questa perché il periodo è quello e quindi vogliamo scoprire come nascono i panettoni e i pandori artigianali. Come avete visto dall'inizio di questo clipino, siamo a Vicoforte, dal meraviglioso santuario, l'abbiamo visto molte volte, siamo stati qui molte volte a parlare dell'azienda, dell'eccellenza che andremo tra pochissimo a rincontrare. La pasticceria Portici è stata protagonista del nostro programma già in altre occasioni e visto che ci siamo trovati molto molto bene perché qui al santuario a Vicoforte è sicuramente il simbolo, la pasticceria più antica, più rinomata, più apprezzata, e dovevamo tornare anche per Natale perché come fanno cose buone durante tutto l'anno, a Natale devo dire che l'amico Walter fa delle cose straordinarie. E allora, che faccio? Zaino in spalla, adesso poi lo togliamo perché spero che andremo al caldo e andiamo a scoprire i pandori e i panettoni artigianali. Tra poco, si parte, ciao! Questo è un panettone. Beh, in questo periodo dell'anno è sicuramente uno dei re delle nostre tavole perché non può mai mancare. Che sia una cena, sia un pranzo, o magari anche un momento con amici e parenti, una fetta di panettone o di pandoro, da nord a sud praticamente non può mai mancare. Ma per arrivare a questo, ovvero il panettone così come lo acquistiamo, confezionato, pronto per finire nelle nostre tavole, che cosa succede? Cosa succede prima? Beh, c'è tutto un percorso che dura giorni, un percorso molto molto impegnativo, lungo, per arrivare poi al panettone così come lo vediamo noi. Alle mie spalle, qualcuno l'avrà già riconosciuto, c'è il nostro Walter che adesso ci racconterà come nascono i suoi panettoni artigianali. Vedremo tutti i passaggi dalla A alla Z in più giorni, come detto, per arrivare poi a questa meraviglia. Come vedete è un periodo molto molto frenetico, infatti non può fermarsi perché ci sono veramente tantissime cose da fare e adesso cerchiamo insieme di capire come nasce il vero panettone artigianale. Bene, carissimi amici, come detto, intanto benvenuto Walter, anzi bentornato. E buon lavoro perché vedo che siamo in un periodo molto molto complicato. Perché il panettone uno lo vede così confezionato, sembra una cosa semplicissima, ma invece c'è tutto un mondo, ci sono giornate di lavoro. Partiamo un po' da lì, quanto tempo ci vuole per fare un panettone? Il nostro panettone io incomincio alla sera, il giorno prima, faccio l'impasto, il primo impasto io incomincio alle 6 e lo faccio impastare un po' di ore e finisco circa verso le 8 e mezza,
perché deve fare un bel ciclo di deve assorbire bene tutti gli ingredienti. Poi lo lascio lievitare 12-13 ore, secondo anche il tempo e tutto quello che c'è da fare. E al mattino stesso rifacciamo di nuovo il secondo impasto, cioè rimetto il primo impasto che ho fatto la sera prima, poi prendo di nuovo le farine che ho, farina, zucchero, sale, tutto quello che ci vuole, lievito e tutto quello che ci vuole all'interno, e lascio impastare con le uova, anche le uova. Il burro lo metto poi alla fine, perché il burro ci mette molto più tempo ad assorbirsi. Allora è un passaggio particolare, perché forse non tutti lo sanno, cioè quindi ci sono due impasti per arrivare, sì, al panettone. Bisogna fare due impasti, sì, perché il primo impasto è come se fosse un lievito madre. Forse lui diventa un lievito madre, in parole povere, e lui fermentando si fa una bella palla, e al mattino prendi sta palla, la metti nell'impastatrice, rimetti tutte le farine e di nuovo fai di nuovo impastare per circa quasi 2 ore. Questo è molto importante, perché è un aspetto che, come dicevo, probabilmente non tutti conoscono, ma che dimostra anche la complessità di andare poi a creare un panettone. Ma torniamo un attimo alle materie prime, sì? Perché le materie prime, quelle che utilizzi, è tutta una selezione di prodotti italiani, prodotti d'eccellenza. Certo, noi usiamo tutti i prodotti d'eccellenza italiana, sia col pistacchio, sia il cioccolato, no, però pistacchio, le farine, lo zucchero, le uova, tutto quello che possiamo metterci all'interno lo facciamo. L'uvetta, i canditi, anche i canditi arrivano da Cuneo, cioè li fanno a Cuneo i canditi, almeno è tutto nel territorio. Quanto è importante la materia prima? È molto importante la materia prima, perché l'umidità giusta, ci vuole tutto, è un procedimento, cioè è proprio una cosa che chi ha la passione, chi lo fa, lo sa. Chi vuole spendere un pochettino di più, perché i nostri panettoni non costano poco, non c'è niente a fare, che li prendano da me, che li prendano da un altro, ma l'artigianalità costa. Purtroppo noi abbiamo 2 giorni di lavoro, solo di produzione, senza poi l'impacchettamento, senza la confezionatura e tutto l'altro. È questo che la gente magari non riesce proprio a capire tanto, che il nostro panettone ha un costo molto più elevato. Perché purtroppo, se dovesse essere pagato in base al tempo, costerebbe molto di più. Però noi cerchiamo di andare sempre incontro a tutti e cercare di fare la cosa che vada bene per tutti. E noi anche con il panettone e tutto, poi l'avete visto, ve li farò poi vedere, noi facciamo il più possibile che si può per avere un prodotto buono, artigianale e digeribile. Perché il mio panettone non prende bruciore di stomaco. Ecco, questo è un altro aspetto importante, visto anche il periodo, il panettone si mangia dopo una grande mangiata, infatti, di solito, e molte volte poi ci rimane un po' sullo stomaco. Sì. Questo te lo garantisco, non lo prendi, non metto conservanti, non metto additivi, non metto nulla all'interno, cioè proprio niente, lo faccio proprio come mi ha insegnato sto signore, che lui li faceva veramente al naturale, e li facciamo ancora così. Certo che non ne faccio una quantità, però cerchiamo di dare un po' a tutti. Vuol dire pochi ma buoni. Ma buoni, infatti. Cerco sempre di avere un prodotto di eccellenza, come si sa. E in questo momento è importante per me e per il cliente, naturalmente. Comunque pochi, poi mica tanto pochi, perché fai comunque tantissime tipologie di panettoni differenti, tra l'altro. Ne faccio... Ma quanto c'è di un po'? Perché ne fai tanti, Tanti, ne faccio al pistacchio, col pistacchio di Bronte, poi lo faccio al cioccolato amaro, con i 3 cioccolati all'interno, cioccolato bianco, cioccolato alla gianduia, il cioccolato al 75%, e lo ricopro con il nostro cioccolato che facciamo noi, lo ricopro e lo decoro sempre con quel cioccolato lì. Il pistacchio di Bronte lo faccio il panettone normale, poi lo siringo proprio con il pistacchio e poi, come vedrete poi dopo, lo siringo e poi lo glasso proprio col pistacchio. Cioè è tutta una cosa, un procedimento che faccio con delle eccellenze, non è che prendiamo prodotti di Dio. Il mio arriva, io lo faccio venire il pistacchio proprio da Bronte, io ho un'azienda agricola che me lo fa, lo fanno e me lo faccio spedire, c'ho con la certificazione del consorzio e tutto. Certo che non è che si costa 2 lire, costa molto di più, è per quello che devono la gente, se vuole mangiare un panettone buono deve prendere l'eccellenza, perché se non prendi l'eccellenza non c'è niente. Se non vai al supermercato, esatto, ne compri finché vuoi. Esatto, esatto. Però se tu, io ti giuro che io da quando faccio i panettoni io,
quando li facevamo, li abbiamo sempre fatti, non ho più preso bruciore di stomaco. Io patisco tanto i conservanti. E se mangio un panettone in giro, purtroppo mi sta sullo stomaco. E non c'è niente da fare. E questo invece no. Ma veramente, cioè, ci metto la mano sul fuoco. Io garantisco cosa faccio. Proprio lo garantisco. E poi vi farò anche vedere, ve lo taglio davanti e vi farò pure vedere come sono all'interno. Cioè, è proprio una molto cosa curioso più... anche di degustarlo. Anche perché... degustarlo, sì. Ci vuole anche la degustazione. Okay. E questa qua è la fase più noiosa dell'impasto, perché dobbiamo spaccare a uno tutti le uova e ce ne vogliono un sacco, ma proprio un sacco. Ed è un cioè per me è molto importante usare tutti i prodotti di qualità che abbiamo, che ci riforniscono il nostro territorio, come gli zuccheri, noi sono italiani, le farine sono italiane, il burro italiano. Noi usiamo proprio tutto prodotto. Se siamo un'eccellenza italiana per qualcosa, cioè ce l'hanno data per qualcosa, non perché siamo i più belli. E allora a me piace questa cosa. E riusciamo a produrre nel nostro piccolo, perché non siamo dei grandi produttori di panettoni, però mi ha insegnato a fare i panettoni un panettiere che li faceva, che adesso è in pensione, è venuto lui a insegnarmi. E cioè, mi è piaciuto molto farlo. Prima veniva lui e dopo, dato che mi ha insegnato, l'ho fatto io. E restano molto buoni. Poi anche quando lo apri, senti proprio il profumo, proprio il panettone. Noi non ci mettiamo né conservanti, non ci mettiamo nulla all'interno. Usiamo lievito madre, poi tanto nei panettoni c'è un po' di tutto. Cioè, noi li facciamo normali, all'uvetta, li facciamo con il pistacchio, il cioccolato. E faccio anche il pandoro, che non vi ho detto prima. E il pandoro è già un'altra bella realtà, che farò questa settimana perché non ho ancora avuto tempo. E lì è un'altra lavorazione molto ma molto lunga. Però... Carissimi amici, l'abbiamo visto letteralmente nascere. Appena sfornato, io me lo vado a degustare. Prendiamo una fettina. Tra l'altro, piccola curiosità che mi ha detto il buon Walter, che lui ovviamente è un esperto di questo mondo, il panettone non tutti sanno che andrebbe degustato leggermente caldo. Questo cosa vuol dire? Che magari se avete un termosifone, una stufa, prima di andarlo a degustare, lasciatelo un po' lì nei paraggi, così diventa leggermente tiepido ed è uno spettacolo. Mai mangiarlo freddo, perché poi dopo diventa difficoltoso nella digestione. Invece così è fenomenale e soprattutto prende tutto il suo sapore, si riesce a sentire proprio al 100% quello che è il sapore originale. In questo caso è un panettone artigianale, quindi questo sapore si sentirà ancora di più, ma andiamo a degustarlo. Devo dire che la differenza la si sente. Io vi invito proprio a farlo, è una sorta di challenge delle eccellenze. Provate una volta, chi non l'ha mai acquistato, perché tanti di voi magari non hanno mai acquistato un panettone artigianale. Andiamo al supermercato, prendiamo quelli. Provate ad assaggiarne una fetta dell'uno e una fetta dell'altro. La differenza è abissale. Cioè qui senti una per una tutte quelle materie prime che abbiamo visto, perché senti le uova, senti il burro, senti il dolce, senti quell'amarognolo che ci sta, che deve essere così. Senti tanti sapori, un percorso di sapori che in un panettone classico che trovi al supermercato purtroppo sono impossibili. E soprattutto
quello che non senti sarà poi il fastidio allo stomaco, il bruciore di stomaco, perché questo qua è veramente un prodotto fatto ancora alla vecchia maniera. Io ne mangio ancora un po', tanto ormai tagliare l'abbiamo tagliato e quindi posso mica buttarlo via. Ho veramente un prodotto d'eccellenza, ricordatevelo per i vostri panettoni, per i vostri regali di Natale. Preferite, andate a privilegiare quelli che sono prodotti come questo, veramente eccezionali. Carissimi amici, siamo partiti al freddo e invece finiamo al caldo, perché nel forno dietro di me continuano a crescere panettoni. E beh, questo è il periodo, Come abbiamo visto però è un percorso molto molto lungo, molto impegnativo, perché quando lo vediamo così, lo vediamo pronto, ci sembra un prodotto semplice, un prodotto che si può fare veramente in pochissimo tempo e chiunque può realizzarlo. Invece no, qui ci sono delle giornate di lavoro, c'è del tempo, ci sono delle materie prime, c'è la ricerca delle materie prime, perché anche andare a selezionare, come ha fatto il buon Walter, il miglior pistacchio di Bronte, piuttosto che le uova, piuttosto che lo zucchero, ci va anche del tempo a fare quella, perché non è che cadono dal cielo, bisogna trovarli, selezionarli, ricercarli. Tutto questo, più l'artigianalità, più anni di esperienza, perché per arrivare a questo Walter ha lavorato, ha studiato anni per poter arrivare a un panettone di questo tipo e di questo livello. Tutto questo insieme poi si trasforma in questo, in questa fettina, così come la vedete, un panettone che sembra semplice, ma in realtà racchiude tutto un mondo. Spero che in questa puntata delle eccellenze dei territori sia passato un po' questo, perché l'obiettivo era proprio far capire come nasce il vero panettone artigianale e poi anche il pandoro, perché il procedimento del pandoro più o meno è anche quello, i tempi sono anche quelli. Insomma, per i vostri acquisti, per il vostro Natale, siete ancora in tempo, perché mancano pochi giorni, ma ci sono ancora tutte le feste, c'è veramente molto tempo a disposizione. Privilegiate questi prodotti, privilegiate queste aziende, privilegiate queste realtà, perché qui c'è veramente l'essenza dell'eccellenza, l'essenza del Made in Italy, così come vogliamo raccontarlo noi. E poi, oltre a fare del bene per la nostra Italia, per le nostre aziende, fate del bene pure per voi stessi, intanto perché vi portate in tavola un prodotto eccezionale, buonissimo, ma poi, come abbiamo detto, un prodotto che fa anche bene, anche genuino, perché rimane leggero, facilmente digeribile. Insomma, fate veramente un qualcosa che aiuta voi, aiuta le aziende e aiuta un pochettino tutti quanti. Dal vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, per il momento è tutto. E buon Natale intanto, ma ci vedremo ovviamente ancora, quindi prima di Natale avremo modo di vederci e farci gli auguri con più calma. E buon panettone, buon pandoro e viva come sempre le eccellenze dei nostri territori e viva l'artigianalità dei nostri territori. Io intanto me lo porto a casa, perché ormai l'ho mangiato e quindi lo devo portare a casa. Con voi ci rivediamo tra poco. Alla prossima, ciao!